Scelzi si è sempre interessato alla filosofia e all'arte orientale. Ciononostante, nella sua musica non esiste alcun riferimento al linguaggio della musica orientale, cioè non esiste alcun riferimento al linguaggio ritmico, al linguaggio tematico, melodico della musica orientale. Ciò che Scelzi attinge all'Oriente è quella severa etica che è contenuta nella filosofia e soprattutto nelle tecniche mentali orientali. Questo nelle sue composizioni si manifesta nel gesto sacrale. In una casa di fronte al Palatino che poggia esattamente su una linea ideale di demarcazione tra Oriente ed Occidente, e ciò spiega la mia vita e la mia musica. È tutto in questa frase il mondo del conte Giacinto Scelzi, musicista, il cui archivio è stato ora aperto agli studiosi, il quale del suono faceva studio, ricerca continua, innovazione. Mai scriveva una partitura della propria musica, componeva al pianoforte e alle due ondiole, primitivi strumenti musicali elettronici, e quindi registrava sul nastro il suono, che faceva successivamente trascrivere in partiture. Il suo mondo si colorava poi dell'Oriente, della meditazione, aveva vissuto un'infanzia aristocratica con un precettore che gli insegnava latino, greco e a tirar di scherma, amico di De Chirico ed ammiratore di Jean Cocteau. Dopo un matrimonio ed una convivenza falliti, sosteneva che le donne erano rivali della sua musica. Dopo questa foto a 39 anni non si fece più fotografare perché di lui dovesse rimanere solo la musica.
è nato nel 1905 di famiglia siciliana, ha vissuto molto tempo all'estero, soprattutto in Francia. Ora risiede a Roma e la sua casa si affaccia sul Foro Romano. Ah, anche questo non è casuale. Non è casuale perché per Giacinto Scelsi passa proprio da Roma e in particolare dal Foro Romano il punto ideale, cioè la linea ideale di confine fra la civiltà orientale e la civiltà occidentale. Questo spiega perché le sue musiche non sono né orientali né occidentali. Scelsi non ama esibirsi in pubblico, né parlare di sé o della sua musica, e tantomeno farsi fotografare. Difatti non esistono fotografie sue in nessun programma di concerto. Comunque egli ci ha inviato questo disegno, che a suo dire lo rappresenta, e di questo bisogna accontentarsi. Questo segno può significare il sole sopra l'orizzonte, oppure il sole calante, od anche un bel zero sottolineato. Le interpretazioni sono libere ed egli non fa obiezione ad alcuna. Nel catalogo delle sue opere figurano oltre 100 composizioni. Abbiamo detto composizioni, ma Scelsi non gradisce questo termine, che secondo lui si addice all'artigianato più che all'attività creativa. Scelsi ringrazia il pubblico che ascolta e comunica che riceverà volentieri chiunque desiderasse parlargli, a condizione di non telefonargli prima di mezzogiorno. La sua autobiografia Scelsi non la scrisse di fatto, ma la dettò a un nastro magnetico. Per 4 lunghe notti Scelsi ha raccontato ininterrottamente, in quello che potremmo definire uno stream of consciousness, tutta la sua esistenza, con incredibili aneddoti e con una incredibile, lucidissima strategia storica, possiamo dire, di cronaca e di storia, al nastro magnetico. E quindi il compito della Fondazione Isabella Scelsi, che la fondazione voluta da Scelsi e che oggi possiede l'intero archivio della produzione musicale e artistica scelsiana, il lavoro appunto della Fondazione Scelsi in questi ultimi 3 anni è stato quello in particolare di recuperare questi dati, questi nastri, questi racconti che sono stati affidati ai nastri, ricostruire questo puzzle. Alessandra Carlotta Pellegrini, la musicologa che anche dirige l'attività musicologica scientifica della Fondazione Isabella Scelsi, assieme a Luciano Martinis, compagno di vita letteraria e di vita artistica di Giacinto Scelsi, insieme hanno realizzato questo grande lavoro.
Pranam, il titolo della composizione che abbiamo eseguito, è un antico termine sanscrito che per indicare il saluto indiano. Come noi per salutarci ci stringiamo la mano, gli indiani hanno un altro atteggiamento, congiungono le mani e fanno un inchino. È un saluto rispettoso di commiato, un saluto rispettoso di incontro, nient'altro. Per quanto riguarda la musica d'oggi, appunto, la nostra veste di esecutori ha anche questo di interessante, cioè noi si propone all'ascolto, e lo usiamo anche noi per capire meglio la realtà, si propongono delle differenti visioni della società, delle visioni della realtà. Questo vuol dire che quando eseguiamo Cage, noi non siamo, non è che questo vuol dire che appunto aderiamo completamente a quel tipo di ideologia che esprime Cage. Oppure quando eseguiamo Stockhausen aderiamo, oppure quando eseguiamo Giacinto Scelsi. Questo appunto non vuol dire che noi tutti la pensavamo con Giacinto Scelsi, però il significato è questo. La situazione è la seguente, due punti a capo, Scelsi, Cage, Stockhausen, oppure Beethoven, Mozart e Schubert. I messaggi sono questi, traete nelle conclusioni che preferite. Si cerca di compenetrare, di capire questo messaggio, di interpretarlo e di comunicarlo. Poi quello che arriva, arriva. Dal 1947, anno in cui fui messo in contatto con lui, perché gli occorreva un musicista, che è un po' strano, lo sarà meno quando dirò che Scelsi musicista non era, ma avrebbe voluto esserlo. Quindi gli occorreva un musicista che agisse per suo conto. Per delega, io lo consideravo un lavoro e basta. Poi si è parlato di collaborazione, no, collaborazione non esiste. Era un lavoro e io infatti ho sempre voluto che mi fosse pagato come lavoro bruto, cioè come se si trattasse di una lezione di musica, un tanto all'ora. Thank you.
Chelsea stima moltissimo Cage. Quindi il loro colloquio era così serena e molto dentro, no? Chelsea ha meditato tutta la vita. John anche ha fatto meditazione giapponese, no? Io faccio meditazione giapponese, quindi questo stato di anima è molto risuonava tra i due, no? Sì, stavamo bene insieme, non alzava mai la voce, non doveva parlare delle cose, ma di dentro e del mondo, ma mai una cosa questo o questo, no. Questo è impressionante. Per esempio, ah, bella quel fiore, no? Sempre quando sono insieme, o silenzio, o parlava del quello che sente nella sua anima. Quindi non posso descrivere, ma era bellissimo. Sono stato l'ultimo autista del conte Scelsi, io lo accompagnavo sia al mare, ai concerti, trovare degli amici, io lo aspettavo fuori, dopo che lui aveva finito, io rientravo a casa insieme a lui, lo riaccompagnavo. Mi ricordo il conte Scelsi che aveva un udito molto fino, infatti aveva i tappi nelle orecchie. Un giorno mi chiamò e mi disse: Salvatore, vieni qua, senti, alle mie spalle, sulla mia destra a distanza di un metro, sento un rumore. Io sinceramente non lo sentivo affatto. A un buon momento mi accertai e questo rumore c'era, però sono dovuto andare vicino al posto e lui lo sentiva a distanza. Un giorno mi trovavo in terrazza col conte, nel mentre che io pulivo il giardino, diciamo, custodivo i fiori, lui era soddisfatto di quello che facevo e mi disse, dice, Salvatore, con tanta cura lo stai guardando questo giardino, questa terrazza, chissà chi se lo goderà. A un bel momento gli ho detto io, non sia mai,
Salvatore dice, quando si riuniranno tutti gli otto, io avrò finito. Ma per carità, signor Conte, che sta dicendo? Purtroppo, lui che amava tanto il mare, è andato in mare l'ultima volta e poi non l'ho più visto. Capricorno di Scelsi sono un capolavoro, no? Conosciuto tutto il mondo grazie a te, ma quanto c'è di Scelsi e quanto c'è di Hirayama in quei pezzi?